Buonasera, buonasera, buonasera a tutti, bentrovati in una nuova live del giovedì. Un salutone a tutti in chat, a tutti quelli che si stanno collegando, un salutone. Allora, dopo un po' di settimane in cui comunque abbiamo parlato, a mia memoria, di libri, come dire, che ci sono piaciuti positivamente di libri, doveva arrivare una delusione. Doveva arrivare una delusione, era fisiologico arrivasse una delusione e doveva arrivare una delusione ed è arrivata una delusione con uno dei libri più attesi che di quest'anno, di questo 2022, ed è stato Matrix di Lauren Groff. Adesso, piano piano, ci addentriamo in questa, secondo me, cocente delusione. Come è stata? Ne parlavamo nel gruppo Telegram per Anya Yanagihara, che è stato comunque un colpo pesante. Anche Lauren Groff mi cade su questa uscita importante. Allora, di cosa parliamo? Parliamo di Matrix, Lauren Groff, in Italia Bompiani, uscito negli Stati Uniti l'anno scorso, libro comunque che, anzi, prima facciamo un excursus come al solito sull'autore, sull'autrice in questo caso. Noto sempre che ci si dimentica spesso di farlo quando si parla di libri qui online, ma è fondamentale, fondamentale inquadrare l'autore di un'opera prima di parlare, di analizzare l'opera stessa. E non si può valutare Matrix semplicemente così com'è per il testo. Si può, per carità, però a mio avviso ha più senso fare un discorso prendendo insieme anche il resto della produzione di Lauren Groff. Perché? Perché Lauren Groff è un'autrice che fa parte della nuova generazione di scrittori americani, diciamo così, nella frangia buona di quelli che sanno scrivere tra i nuovi scrittori americani, perché poi c'è una nutrita, come dire, una nutrita parte di scrittori americani in questo momento, anzi soprattutto quelli che vendono molto, che da un punto di vista stilistico sono tremendi. Ecco, Lauren Groff invece fa parte di quegli scrittori che mette una certa attenzione sulla prosa, che cerca di, nel momento in cui pianifica un suo romanzo, di mettere insieme contenuto, parte contenutistica, parte stilistica, e cercare anche di farle dialogare, o almeno fino a questo Matrix lo aveva fatto. Perché? Perché esordisce con I mostri di Templeton, che in Italia ha pubblicato Einaudi, addirittura nella collana Coralli e non Super Coralli, che era una sorta di thriller familiare alla Gillian Flynn, quindi scritto bene come quelli di Gillian Flynn, che secondo me è molto riuscito, un esordio molto riuscito, brillante, non un esordio da fuochi d'artificio, ma un buon esordio, che di solito sono gli esordi migliori, perché comunque danno la possibilità di un miglioramento, di una parabola ascendente per quanto riguarda la carriera di un artista. Aveva continuato con Arcadia, se non sbaglio, non mi ricordo se è uscita prima la raccolta dei racconti, Delicati, Uccelli commestibili, una roba del genere, o Arcadia. Comunque Arcadia invece, il suo secondo romanzo, non era un romanzo perfettamente riuscito, ambientato in una comune hippie, doveva essere una sorta di romanzo di formazione, però la protagonista era un po' fuori fuoco, non si capivano bene le intenzioni di quel libro. Insomma, era un secondo romanzo, un classico secondo romanzo un po' toppato. La sua raccolta di racconti, invece, Delicati uccelli commestibili, pubblicata da Codice, quando ancora Codice, insomma, se la calcolavano molte meno persone rispetto ad oggi, era un'ottima raccolta dei racconti. Lauren Groff sfata un po' il mio mito del ci sono scrittori di racconti, scrittori di romanzi. Lauren Groff è una delle poche eccezioni che
perché riesce a scrivere buoni romanzi e buoni racconti, differenziando il modo di scrivere romanzi e racconti. Aveva poi trovato il grande successo di critica e pubblico con Fato e Furia. Fato e Furia, un romanzo che ha venduto tantissimo, che aveva avuto l'endorsement di Barack Obama, che insomma era stato comunque un grande caso editoriale, Fato e Furia, secondo me il miglior romanzo di Lauren Groff, dal punto di vista stilistico lì veramente il talento di Groff era andato, aveva fatto centro, un romanzo borghese di coppia in crisi, due punti di vista lui e lei, una scrittura anche, si può dire anche un po' manieristica, ma sicuramente di personalità, di impatto. E poi sì, cioè, era il classico romanzo borghese, ma con una scrittura molto consapevole. E a me era piaciuto molto. Però capivo all'epoca le critiche nei confronti di Groff, perché magari rimaneva un po' antipatica come scrittura, e ci può stare che risulti antipatica, ma secondo me di tutto rispetto. Aveva poi continuato con Florida, la raccolta dei racconti, seconda raccolta dei racconti, che aveva confermato il suo comunque talento nel scrivere racconti. Per ora quei racconti non ha mai deluso. Delude invece con questo romanzo molto, 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 molto. Ok, è uscito prima Delicati uccelli commestibili negli Stati Uniti nel 2009. Esatto, è per quello che mi sono confuso. Allora, e poi Arcadia nel 2012, ma Codice li ha portati al contrario. Cioè, ha portato prima nel 2014 Arcadia e poi nel 2016 Delicati uccelli commestibili. Grazie mille, Dante. Che cosa. Se, senza di te, la live sempre, sempre più, è sempre meno precisa. Matrix. Arriviamo alla delusione di Matrix, perché allora l'anno scorso si è fatto un gran parlare di questo libro, nel senso che è uscito più o meno autunno 2021, se non sbaglio, è uscito in autunno 2021, ha venduto parecchio negli Stati Uniti, è stato molto letto, è stato molto spinto, è stato anche candidato a diversi premi letterari senza vincerne nessuno, per fortuna, dico adesso. Bompiani ci ha messo un anno a portarlo in Italia con la solita traduzione di Tommaso Pincio, che è un po' la voce di Lauren Groff in Italia. Che cos'è che non funziona in questo libro? Cioè, di che cosa parla? È un romanzo storico, si potrebbe dire? Sì, ambientazione 1200, forse qualche anno prima, in una abbazia. Dove viene esiliata, diciamo così, Marie di Francia, personaggio realmente esistito, che viene fatta, gli viene consegnato il priorato di questa abbazia, da Eleonora d'Aquitania, che è l'unico altro personaggio realmente esistito, credo, all'interno del romanzo, perché lei dovrebbe essere imparentata con Enrico VIII, almeno si sospetta che lo sia, quindi insomma la fanno fuori dalle dinamiche, diciamo, di potere e la rinchiudono in qualche modo in questa abbazia, abbazia di suore. Infatti, per molti e in maniera, come al solito, semplicistica e superficiale, come solo gli americani riescono a fare, questo era il romanzo delle suore lesbiche, no? Mi fa sempre impazzire come gli americani riescano a banalizzare qualsiasi tipo di discorso e di analisi, perché lo ricordavamo anche nelle ultime live, per passare dalla dark academia, quindi valutare i libri in base a un'estetica, poi il Sedot Girl, non so neanche quale possa essere un criterio della Sedot Girl, poi c'era, settimana scorsa abbiamo parlato di come i Netanyahu di Joshua Cohen ha definito una campus novel, sempre che campus novel voglia dire qualcosa, e questo è il romanzo delle suore lesbiche. Gli americani sono veramente, sì, cioè un tag da B-movie, squallido il modo di trovare all'interno dei libri delle etichette
obbligatorie per dire che okay, questo è un libro che parla di Suarez. Cosa vuol dire che parla di Suarez? Ma vabbè, lasciamo perdere, non divaghiamo su questo. Che cosa vuole essere, o almeno cosa penso, quale potrebbe essere stata l'idea di Lauren Groff alla base di questo romanzo? Cioè quello di raccontare il presente attraverso un passato anacronistico e ricreando un microcosmo unicamente al femminile. Portare una sorta di riflessione di emancipazione o comunque di dinamiche unicamente tra donne. Non, sinceramente, molte sono le teorie o le riflessioni che articoli o recensioni, commenti su internet ho letto, ho sentito, ma poco di quei commenti, di quelle recensioni io ho trovato in questo testo. Grazie mille Giuseppe, grazie mille per aver rinnovato la sub per il terzo mese consecutivo, grazie mille. Perché in realtà che cos'è questo libro? Cioè come si presenta? Da un punto di vista stilistico per me è un gigantesco passo indietro rispetto a tutti i libri di cui vi ho citato prima, perché le prime 30 pagine. Dopo aver letto le prime 30 pagine ho detto, ok, cioè, può testimoniare anche Elisa perché le avevo detto, prime 30 pagine, ok, è completamente una narrazione indiretta, cioè senza dialogo, senza parti riflessive, senza parti descrittive. Interessante, c'è cioè una scelta estrema, le scelte estreme sono sempre interessanti dal punto di vista stilistico. E dico, vediamo dove vuole andare a parare, cioè se mi vuoi scrivere un romanzo tutto in forma indiretta, vorrà dire qualcosa, no? Cioè, il modo di raccontare una storia è parte della storia, è parte del libro, deve significare qualcosa. Francamente io non l'ho capito perché lei abbia voluto scriverlo così il romanzo, perché poi quando fai una scelta di questo tipo, a mio avviso, dovresti andare a lavorare sulla costruzione della frase, del paragrafo, del periodo e, cioè e della pagina, in modo che ci sia un cambio di ritmo interno alla pagina, come se ci fossero quella differenza tra dialogo, didascalia, descrizione, cioè insomma, serve un lavoro sul ritmo, serve quindi una discontinuità nella costruzione delle frasi, serve un movimento all'interno della prosa. Se non c'è, è un'altra. Esatto, il mood iniziale era buono, era speranzoso il mood iniziale. E se non c'è quella roba lì, allora o sei così estremo da voler scrivere tutto un romanzo monotono. Ok, devi saper scrivere. Secondo me Lauren Groff non lo ha saputo scrivere perché è una prosa veramente vuota. È vuoto quello che racconta. È solo narrazione. È pura narrazione di movimento. Succede questo, lei pensa questo, lei fa quest'altro, lei dice quest'altro. Ed è tutto scritto con lo stesso passo che quindi ti costringe a focalizzarti unicamente su quello che succede nel libro. E già qui mi perde tantissimo l'opera, perché se mi togli la componente estetica, a me poi togli tantissimo e comunque poi ti metti nella condizione di essere molto più vulnerabile dal punto di vista autoriale, perché allora devi scrivere una storia. Devi scrivere una storia che abbia il suo interesse, abbia i suoi spunti e abbia una riflessione che porta da qualche parte. Questo purtroppo non c'è. Poteva essere nascosto da una prosa, come dire, che confondeva le idee, e non è stato così, purtroppo. Non è stato così perché il libro è un po' povero dal punto di vista riflessivo, anzi è molto povero. Il discorso femminista io non l'ho neanche visto. Cioè, ok, non è che una storia di sole donne è necessariamente una storia femminista. Perché sì,
Boh, ogni tanto c'è qualche riflessione quasi sociale, però è quasi straniante perché è un medioevo che è un po' anacronistico, quindi le riflessioni in un medioevo anacronistico cioè, sono già depotenziate ed è difficile poi che arrivino, che abbiano la gittata verso il presente, come è difficile in questo senso. In molti me l'avevano dipinto, quando avevamo letto il libro in lingua originale, come un libro trash. Per me non è un libro trash, non ha le componenti del libro trash, perché anche questa cosa del sesso, no? Anche in tanti in America, ho letto delle recensioni di Goodreads in cui lo definivano un libro di... adesso... c'erano tre componenti, dicevano tipo... religione, politica e sesso, una roba del genere. Pochissimo sesso, nel senso, boh, normale, come dire, una dose normale. E di politica molto poca. C'è questo rapporto con Eleonora d'Aquitania, che però è anche molto infantile il rapporto tra la protagonista Maria e Eleonora d'Aquitania. È proprio basico, basico, basico. E questo microcosmo di figure femminili sono degli automi, sono veramente delle figurine bidimensionali queste suore. Quindi io non ci ho trovato nulla in questo libro, è questo che un po' mi ha spaventato, mi ha... Sì, mi ha proprio un po' deluso perché non è... È peggio di un libro brutto, è un libro vuoto, è un libro che non aveva senso di essere scritto quasi. E infatti non sto sentendo nessuno che l'abbia amato questo, e mi fa pensare questa cosa, no? Vabbè che lo stanno leggendo anche in pochi in Italia, devo dire. Sì, ma gli americani gli bastano due robette che dicono al sesso, il sesso. Ma sì, ragazzi, ok. Però anche lì, trash. Forse può essere considerato un po' trash da quel punto di vista, più che altro perché come è scritto tutto in maniera didascalica, no? Quindi è un libro estremamente didascalico e da Lohengrin non lo sarei mai aspettato perché Fato e Furia è un romanzo che ha una sua complessità stilistica, che ha una sua idea dietro alla scrittura. I racconti di Lauren Groff hanno un bel impianto narrativo sempre, sono curati, quindi è stato fatto apposta ovviamente questo appiattimento e mi chiedo che cosa le sia saltato in mente, cioè quale fosse il fine di scrivere un romanzo così vuoto, di abbandonare anche un certo modo di scrivere per arrivare a questo, non mi sembra un passo avanti, mi sembra una totale involuzione ed è un po' preoccupante. Ma quello che mi preoccupa di più è che invece in America l'hanno amato. Quindi vi chiedo, l'hanno amato. Poi guardate, dopo andiamo a vedere Goodreads, ovviamente. E come al solito, ormai è nostra tradizione. Io ho visto tanti video su YouTube in cui viene elogiato il libro. Ovviamente parlano solo di temi e trama. Va bene, ok, le due T, temi e trama. Però di scrittura non parla mai nessuno. I temi ce li mettono loro perché secondo me non ci sono e la trama, vabbè, la trama, però la trama non mi ha mai interessato e abbiamo sempre detto, no, la trama serve a niente se non c'è tutto il resto, cioè è una cosa in più bella se c'è, come abbiamo parlato di la più recondita memoria degli uomini, ho detto wow, bello che ci sia anche una trama in un romanzo di pura scrittura. Wow! Il riassunto alla fine è che alla nostra Groff serviva un po' di grana. Allora, il dubbio è questo, però mi chiedo, questo è un rischio comunque. Cioè, lei si è presa un rischio perché ambientare un romanzo nel Medioevo già ti toglie una fetta di lettori, secondo me. Vendono molto di più i romanzi ambientati nel presente piuttosto che romanzi storici. Lei voleva fare questo romanzo un po' militante, ok? Perché io trovo anche un po' sopra le righe la dedica iniziale,
dedica iniziale per tutte le mie sorelle. Non lo so. Ho visto un video YouTube di un booktuber americano, inglese, non lo so, che diceva: questo è un libro scritto da una donna che parla di donne alle donne. Io sono allibito che nel 2022 siamo a questo livello. Boh. Che cosa hanno combattuto a fare le nostre madri per questa roba qua? No, vi prego. C'è della gente che ha combattuto tutta la vita per togliere questo schifo e noi ci torniamo sopra? No. Sì, cioè, no, non è questo il femminismo. Scusate, cioè, so che adesso ci sarà qualcuno che si triggera perché un uomo non può dire cos'è il femminismo. Posso dire cosa non è, ok? Secondo me, detto da uno che di roba femminista, di testi veri femministi, come dire, teorici, ne ha letti, boh, non lo so, non ho capito, francamente. Sì, esatto, cioè, boh, non lo so, non lo so. Comunque. Sì, il grosso problema però è la riflessione che poi, dopo Goodreads, volevo, come dire, portare avanti, è quella sulla situazione della narrativa americana in questo momento però. Perché? Perché mi preoccupa. Lauren Groff è un'altra figura del pantheon attuale americano che un po' mi crolla. Non è che mi crolla del tutto, perché chiaramente Lauren Groff non ha dimenticato come si scrive. Cioè, scrivere un brutto libro ci sta benissimo. Rimane una scrittrice che il suo lo sa fare. Come rimane Anya Yanagihara una scrittrice che sa scrivere? È chiaro, no? Adesso chi è che ha un po' deluso ultimamente? Comunque ci sono un po' di scrittori che stanno tentennando, non è che stanno proprio andando benissimo e spediti. Non sono tutti Otessa Moshfegh, non sono tutti Joshua Cohen e non sono tutti Ben Lerner, per intenderci. Per esempio ci sono anche delle buone sorprese. Patricia Lockwood, che è stata una grande sorpresa per quanto mi riguarda. Però noto che ultimamente l'editoria americana sta portando avanti degli scrittori e sta lasciando un po' indietro altri, o almeno non so se è l'editoria americana, magari sono loro stessi a rimanere indietro. Powers che mi crolla dopo aver vinto il Pulitzer. È anche assurdo, cioè assurdo. Può anche essere fisiologico come calo, però è un calo brusco quello di Powers, bravissimi. Cioè, mi sembra che stiamo da quel punto. Io a un certo punto, l'altro giorno, dopo aver letto Matrix, mentre stavo leggendo Matrix, che mi stava piacendo, mi chiedevo: boh, ma sarò io? Forse sono io e non mi piace più la narrativa americana. Può essere, ci sono le fasi, uno cambia gusti, può essere. E dico: magari, non so, sto leggendo tanti europei, mi stanno piacendo tanto gli europei, dico, magari sto perdendo un po' il gusto per quel tipo di scrittura. Poi, l'altra sera eravamo in una libreria qui dell'Usato a Verona con Lisa e scaffale perturbante, se siete a Verona dateci a fare un giro, è un po' nascosta, però cercate su Google, la trovate, ottimo posto, e trovo questo, che è l'esordio di Saul Bellow, che a me mancava, L'uomo in bilico. Questa edizione è fintamente Medusa, perché come dire, sono delle ristampe, 10 volumi, Mondadori nel 2007 ha ristampato 10 volumi iconici della collana Le Meduse nella veste grafica originale, che è stupenda, mettiamoci, cioè, è veramente l'equivalente italiano della Blanche di Gallimard, e cioè, io vorrei tutti i libri così, sinceramente, infatti assolutamente da recuperare questi volumetti. Leggo L'uomo in bilico di Saul Bellow, già con l'idea di: oddio, non mi piaceranno più gli americani? Che cosa mi sta succedendo?
adoro, cioè un romanzo stupendo, cioè, questo, mi mancava Le sorti di Sorbello, ma ragazzi, qui siamo dalle parti veramente del capolavoro, non avevo dubbi, eh. Cioè, Sorbello, autore mitico, no? Ne avevamo parlato, avevamo citato la settimana scorsa perché è uno dei maestri di Joshua Cohen, o, e comunque uno dei riferimenti e degli amici di Harold Bloom, dove in Billy che è un capolavoro. Quindi no, non è che non mi piace la narrativa americana, il problema è che ultimamente la maggior parte della narrativa americana che arriva in Italia, e quindi quella che vende di più, è tremenda. La maggior parte è tremenda. Anche, cioè, questo è un romanzo con una struttura diaristica, che però cioè, diario non è, perché non è è la struttura è quella di un diario, ma poi alla fine è una prosa anche in presa diretta. Molto contemporanea, soprattutto per l'epoca in cui è uscito, brillantissima, con una capacità anche di dialogo assurda e una voce, un io narrante fortissimo, con delle riflessioni molto più attuali di questa robaccia qua, perché il bello è che nel... che anno è uscito questo? Nel 53, no, nel 53 in Italia, ma questo è prima, mi sa che è degli anni 40 questo libro qua, comunque vabbè, è ambientato nel 42, ma c'era già subito, si apre con una riflessione sul maschio contemporaneo, che uno dice come negli anni 40, no, è attuale adesso la riflessione sul maschio contemporaneo, perché... racconta, dice di come il tenere un diario è considerato una cosa non da uomini, perché l'uomo deve essere l'uomo forte. Questo è attuale, è attualissimo, no? Cioè, siamo su una riflessione che ancora adesso siamo fermi su questo. Cioè, l'incipit di questo libro, ragazzi, ve lo leggo, poi andiamo a vedere su Goodreads Matrix di Lohengrin, ma è per stare su roba che merita veramente di essere letta. Dice: c'è stato un tempo in cui la gente aveva l'abitudine di rivolgersi di frequente a se stessa e non si vergognava di registrare le proprie transazioni interiori, mentre oggi tenere un diario è considerato una forma di autocompiacimento, una debolezza e una cosa di cattivo gusto. Perché la nostra è un'epoca di duri. Oggi è più forte che mai il codice dell'atleta, dell'uomo tutto d'un pezzo, retaggio americano del gentiluomo inglese, credo. Una curiosa mescolanza di eroico, ascetismo e rigore, le cui origini qualcuno fa risalire ad Alessandro Magno. Avete dei sentimenti? Ci sono maniere corrette ma e maniere scorrette di mostrarli. Avete una vita interiore? Sono fatti vostri. Avete emozioni? Soffocatele. Ragazzi, questo è un incipit devastante per essere un incipit negli anni 40 di un romanziere d'esordio, un romanziere esordiente. E quindi per sintetizzare, non è che non mi piace più la narrativa americana, questo era il mio struggimento, è che ultimamente di buona narrativa americana se ne trova gran poca, assolutamente. No, infatti il metodo Lisa assolutamente è il metodo migliore. Inizio e fine dei libri. No, ma lo sto adottando. Sì. Ogni tanto lo faccio decidere a lei. Cioè, dimmi se il libro merita, leggi l'inizio e la fine. Però sì, il metodo Lisa è perfetto. Erzog mi manca anche. Gli ebrei americani sicuramente sono stati fondamentali per la storia letteraria del Novecento americano, questo senza dubbio. E avevano una marcia in più, ce l'hanno ancora con Joshua Cohen. Joshua Cohen però, come abbiamo... anche Ben Lerner è ebreo, se non sbaglio, eh. Anche Ben Lerner dovrebbe essere ebreo. Sì, credo di sì. Io ho letto O.G. March,
Io ho letto solo Oggi March, avevo letto solo quello prima di L'uomo in bilico di Solbello. Sì, era l'unico che avevo letto di Solbello, che è molto diverso però, anche come scrittura, come struttura, è proprio un romanzo diverso. 50 e 50, sì, 50 e 50. Invece, oddio, adesso devo spostare tutto. No, aspettate, perché forse se scendo giù. Ah, intanto vedete che, o intravedete visto che ci sono io di mezzo, la chat. Comunque, il punteggio non è alto di Matrix su Goodreads, 3,73. Quindi già questo ci fa capire che, insomma, non è che sia piaciuto più di tanto. Le recensioni, eccole qua. Ok, si concentrano maggiormente sulle 4 stelle come al solito di Goodreads, però. Andiamo a mettere e filtriamo solo l'italiano, io direi, perché tanto. Anche se l'hanno letto in pochi per ora. 9 recensioni. Vedo un attimo se vedete bene. Sì, ok, non si legge bene la chat, ma almeno leggete le recensioni. Allora. Prima recensione è quella di Metempsicoso, che da 2 su 5. Io ho dato 1, sono stato un po' severo. Io ho dato 1 su 5, però. È giusto, cioè non salvo niente di questo libro, quindi devo dare uno. Purtroppo ho dovuto dare uno. E leggiamo un po' che cosa dice Metempsicoso. Ho finito Matrix 2 sere fa e già non me ne è rimasto più nulla. Nato da una fascinazione per un mistero irrisolto della storia e della letteratura, vuole essere un romanzo biografico. Bah, anche questa mi sembra un'affermazione abbastanza speculativa. Non mi sembra ci sia da nessuna parte l'idea di volersi un romanzo biografico, anzi, assolutamente. Chi ha donato? Libri, fiori, viaggi, grazie mille, ha regalato una sub a Giulia. Grazie mille, grazie mille. Chiamalo sonno di Henry Roth non l'ho letto, sai? Non l'ho ancora. Non l'ho. No, non. È uno di quei classici degli anni 30. Beh, ma. L'uomo in bilico sarà degli anni 40, più o meno, siamo lì, eh. È quel tipo di narrativa lì. Dicevo, non mi sembra che sia un romanzo biografico, ma vabbè. Nelle sue pagine più riuscite. Ma risulta, nelle sue pagine più riuscite, è solo un esercizio di stile fine a se stesso. Sapete quanto io odio questa costruzione di frase? In questo caso poi secondo me non c'entra niente perché l'esercizio di stile non c'è. Mi hai detto, secondo me qui c'è un appiattimento totale dello stile. L'esercizio di stile poteva essere fatto in Furia ed era un bellissimo esercizio di stile. Sapete che me, io trovo che la definizione di esercizio di stile sia ambiziosa. Quindi è buono quando c'è un esercizio di stile. E al massimo lo studio di una personaggia. Personaggia, va bene. In cui l'autrice non si è mai messa un freno. Me la immagino. Vabbè, quello che ti immagini non ci interessa. Non interessa. Non interessa. Resta solo, ho detto questo che tutto quel femminismo calato un po' dall'alto senza collocazione. Ok, sì, femminismo calato dall'alto. Però e qui non lo vedo neanche. Cioè, per me non c'è neanche il femminismo. Non mi basta avere solo personaggi femminili per definire un libro femminista, come non mi basta che ci siano solo personaggi neri per definire un libro sul razzismo o sulla condizione dell'essere nero in una società, cioè no. Scelta furba e ben calcolata, ecco questo si diceva prima, no? Quando si diceva in chat bisogna di soldi, può essere una scelta furba e ben calcolata, ma è ben calcolata? Perché il risultato, vabbè, in America forse sì, però. Non mi sembra che stia ricevendo tutte queste grandi lodi, quindi la critica l'ha apprezzato, quindi forse in quello ben calcolata. Così come tutto il dire che si fa delle suore lesbiche di cui. Ok, sì, esatto, questo sono d'accordo. Certo che sta a scrivere, spesso ho desiderato ne fosse meno consapevole, ma qui non mi sembra particolarmente consapevole della sua scrittura. In Fatto e Furia è molto consapevole e io adoro quando uno scrittore è consapevole di quanto è bravo. Prima di cena mi sono letto la prefazione di La difesa di Lucian di Nabokov e nella prefazione
scritta da Nabokov perché il libro è uscito un tot di anni dopo, bla bla bla. Cioè, Nabokov ha una considerazione di sé della sua scrittura altissima. Ed è la parte più divertente questa considerazione, questa autoconsiderazione. Vabbè. Ah, ok, prima esperienza con lo... Ah, ok. Allora si può capire, no? Se... Ecco, mi raccomando, se non avete letto nulla di Lauren Groff, non iniziate la Matrix, secondo me. Cioè, no, ve la rovinate. Se avete letto nulla di Lauren Groff, si va con Fato e Furia. Se piace, bene. E se non piace, amen. Se non piace, basta, metteteci una croce sopra, perché il meglio che ha scritto è Fato e Furia. Oppure... Potete leggervi i racconti, perché Florida secondo me è un'ottima raccolta di racconti. Beh, questa è la fase divertente, in effetti sono d'accordo. Questo però non sarà mai il libro preferito di nessuno, è vero, credo proprio di sì, credo proprio di sì. Allora, non lo so, qualcosa per me non ha funzionato, a un certo punto in poi... Ah, ecco, questa, nella sua sintesi, Fede... Zucchi, non so pronunciare la X alla fine. Ha ragione, la noia. È un libro che annoia perché è un libro in cui è scritto in maniera monotona e ti costringe a seguire una trama che non è per nulla interessante. Quindi, trama poco interessante, stile assente. È il peggio che ci possa accadere. Solo per ricordarmi che ho provato a leggere e ho odiato lo stile. Che ha odiato lo stile e in effetti sono d'accordo. Cioè, ha odiato il modo in cui è scritto, che è fondamentalmente un brutto modo. Poi. Non so, visto che ho dei romanzi storici, figuriamoci il Medioevo. Punto. Che frase è? Non so, non so, virgola. Visto che ho dei romanzi storici, figuriamoci il Medioevo. Vabbè, punto. Riconosco la bravura della Groff, l'intelligenza dell'idea. Ecco, io questa. Questa mia è fantascienza per me. Cosa vuol dire l'intelligenza? Non ho capito qual è l'intelligenza di quest'idea. La ricerca, anche qui, boh. È un romanzo in cui non c'è ambientazione. Non vi è raccontato nulla di questa abbazia. Quindi. Boh. Sarà che. Io quando penso all'abbazia mi viene sempre in mente il nome della rosa, quindi siamo da altre parti, ok? Siamo altri mestieri. Le suore lesbiche, l'affermazione del potere. Ma che cosa vuoi? Ma però ragazzi, però parole in libertà, ragazzi. Mettiamo un verbo in queste frasi. Le suore lesbiche, l'affermazione del potere, punto. Una lettura interessante senza dubbio, ma io preferisco altri generi. Ragazzi, non lo so. Eh sì, stasera poi vado avanti, cioè vado avanti, lo inizio, Difesa Illusion. Grazie mille Martina, si perde altrove. Bello Nick, grazie mille per esserti abbonata col Prime. Il tokenism è la rovina del nostro presente, concordo. Soprattutto negli Stati Uniti sono veramente convinti che per dare una connotazione ad un'opera basti mettere il personaggio fatto con lo stampino. Ma sì, ma poi... È la cultura dell'etichetta, è la cultura dell'etichetta, e quindi è un romanzo queer. È un romanzo storico, è un romanzo femminista, è un romanzo, cioè, però poi, cioè, che cosa c'è sotto tutte queste etichette? Togliendo queste etichette, neanche la colla rimane dell'etichetta, cioè non c'è nulla. Oh, questa è Lucrezia, simpatica umorista, però potrebbe darci soddisfazioni. Intanto non c'è nessuno che lo sta salvando, sto libro, vabbè. La psichedelia di Antani sul comodino, e ho detto tutto. Quindi, ok, super cazzo. Il sesso degli angeli di Suor Marie. Prendetele per pazze, sì, ma pazze per Marie. Nel convento che vorrei, quante sorelle mi farei. Che poi anche qui... Sembra, descritto così, sembra veramente che ci sia tanto sesso, tanta promiscuità. Sì! Perché
boh, sarà che arrivo, cioè, che quest'anno ho visto anche il film di Verhoeven, che è tremendo. Com'è che si intitola il film delle suore di Verhoeven, di Paul Verhoeven, che è andato anche a Cannes l'anno scorso? Si chiama, vediamo, no, ho il titolo. Benedetta, grazie mille, Simon. Bene, è tremendo quel film. Quella è una cosa trash vera. Eh sì, Pazzo Pazzo per Marie è un'accezione di alto livello. Brava Sara, sì. Questa, ecco, secondo me Goodreads servirebbe per questo. Cioè, asciuttezza. Che cos'è il genio? Com'è che era? Velocità d'azione, pensiero, com'è? Non me la ricordo com'era. Però, sì. PS, se anche voi siete vittime della friendzone, consolatevi, almeno voi non potete essere esiliati in un convento da Eleonora d'Aquitania. È una sintesi essenziale di quello che è il libro alla fine. Forse secondo me c'è un po' meno sesso di quanto viene descritto, però sì, diciamo che è questo. Poi, ah, qui c'è una recensione positiva. Troppo lunga, però, vabbè, allora vediamo un po' perché. Ad oggi bisogna cercare la recensione positiva, visto che non mi è piaciuto il libro. Non è di, ok, trama, via. In questo libro si parla di storie lesbiche. Ok, questo è l'unico focus? Beh no, e ci mancherebbe. L'elemento spirituale però vi ha ragioni ben presente. Dio. Vabbè, c'è cioè Dio nel vero senso della parola, però. Ma ci sono anche altri temi cardine. La sensualità. Sensualità e il piacere femminile, quello sì, piacere femminile sì. Nel medioevo spesso ignorati, il potere, sì, vero, verissimo, sul potere c'è, è vero. Interessante, ecco, l'unica cosa interessante del libro è che gli uomini non ci sono in questa visione, quindi è come se il discorso sul potere in un periodo storico come il Medioevo, che è un periodo estremamente maschile, togliendo la figura maschile deve un attimo essere ribilanciato, ok? Cioè, discutere di potere in un'ambientazione medievale togliendo, eliminando gli uomini, Dio, non è facilissimo. E in quello c'è riuscita, quindi quello è interessante. Bla bla bla, l'affetto sororale. L'amore tra donne che qua appare più sincero rispetto a quello provato per gli uomini, seppur non meno appassionato e potenzialmente distruttivo. Boh, questa è una. Sì, vabbè. La cura dei dettagli. Cura dei dettagli? No, non c'è la cura dei dettagli. Kerckhoff mette nel descrivere la vita in un'abbazia del XII secolo è ammirevole. Anche qui, ripeto, abbiamo letto ben altro sul Medioevo. La scrittura è ricercata? No. Raffinata? No. È densa di metafore, sì, però è tutta didascalia, cioè è tutto didascalico, anche la metafora è didascalica. Immagini evocative, che non vuol dire nulla, e i dialoghi somigliano più a. Non ci sono i dialoghi, ragazzi, no, eh. Ah, qui, qua stiamo parlando, è fantascienza, è un altro libro. Hai letto un altro libro, perché i dialoghi somigliano più a conversazioni interiori o a preghiere. Non ci sono i dialoghi, è una scrittura indiretta. Visioni metafisiche, no, giuro non ci sono visioni metafisiche. Solo in un secondo momento ho scoperto che Marie si ispira alla prima scrittrice poetessa francese. Sì, va bene, ok, sì. Questa, eh? Interessante il contrasto che si crea tra Marie e la regina d'Aquitania, ok. Attrazione e repulsione, perfetto. Le suore che si avvicinano all'abbazia restano poco definite. Come detto, la caratterizzazione superficiale di prima delle suore, e pressoché intercambiabili, ed è un pregio? Loro due giganteggiano sulla scena. No, sono gli unici due personaggi, non è che giganteggiano. Bah, ma vinca cosa? Cosa deve vincere? Una gara? Siamo alle Olimpiadi? Vabbè, non lo so. Ha 3 stelle e mezzo comunque, non sono 4, quindi ok. Cioè no, ok no, perché per me è da 1, ma va bene. Da come mi era stato presentato mi aspettavo un bel libro trashotto, perché tanti mi hanno parlato di libro trash. Invece la non mi è piaciuta. Concordo con Lovely Red Fox. Privo di dialoghi e descrizioni, però questa è una scelta stilistica, sfocato
Sembra di leggere il canovaccio della storia che l'autrice avrebbe voluto scrivere. Questo no, si vede che la scrittura è finale, è una scrittura finale. Non fermiamoci all'apparenza, no? È un problema perché se questa è la scrittura finale è brutta e quindi, no, però è una scrittura finale. L'ambientazione che inizialmente mi aveva sorpreso perde lentamente il significato e in molti momenti ho sinceramente pensato che se invece di Inghilterra nel 1100 ci fossimo trovati su Marte nel 5100. Sì, concordo, perché non c'è l'ambientazione. È più che altro il tuo modo di ragionare è condizionato dal fatto che siamo nel Medioevo e sono delle suore, ma se fossero delle suore attualmente più o meno non è che cambierebbe molto, tranne il discorso politico e di potere. Vabbè, esatto, sono d'accordo. Aspettate che vi leggo un attimo, sì. Dopo ti rispondo sulla recherche. Finisco un attimo di leggere la recensione e ti rispondo sulla recherche. Allora, Book Summoner. Ah, niente, hai riportato un. Vabbè, ci fa piacere, però non ci interessa. E poi, rossetti guai, personaggi piatti e storia noiosa. Su questo, chapeau. Ok, capisco che la vita del Dracoventre non possa essere sto carnevale di Rio, ma qui si esagera. E sono d'accordo su Rossetto e Guai. Sono d'accordo. Più che altro, cioè, io avevo preparato anche questo video di questa. Non lo so, io ho googlato Matrix di Lauren Groff, è venuto fuori questo video qua. Noto adesso che non se l'è visto nessuno, sto video, 400 visualizzazioni. Però. C'era questo, c'erano altri. La cosa che mi faceva. Possiamo anche non guardarlo in realtà. Però la questione è che tutti indugiano nel parlare di questo libro sui temi. Sui temi e sul fatto che sia un libro di una donna che parla di donne, alle donne. Ed è devastante questo discorso. Perché sta rovinando il panorama editoriale statunitense e il rischio, anzi, ormai sapete come l'Italia sia legata a doppio filo con gli Stati Uniti da questo punto di vista, è che sì, esatto, 4,75 è dato. Il rischio è che l'Italia venga un po' contagiata da questo modo di guardare ai libri, di produrre libri e quindi anche. Per quelli che sono scrittori, come dire, pavidi di scrivere libri. Ed è un problema secondo me. Vedo che negli Stati Uniti è fortissima sta cosa. Infatti sono pochissimi i libri che alla fine dell'anno dici, cazzo, questo è un gran bel libro. Cioè, libri come Netanyahu, che è stato rifiutato da tutti gli editori grossi in America, non ne escono tanti. Poi è un miracolo che vinca il Pulitzer, perché il Pulitzer è ancora una piccola, come dire, riserva naturale all'interno del panorama editoriale, perché poi guardi anche il National Book Award, guardi che cosa spingono determinate riviste, non si salvano neanche più i mostri sacri di rivista, perché anche il New Yorker ormai ha preso una piega che è più politica che letteraria. In cui cioè, l'importante è che l'autore sia un autore di seconda generazione che racconti il suo, come dire, la storia della sua famiglia, di emigrazione, di difficoltà. Sì, però come lo racconta non interessa più a nessuno. Ed è un grosso problema questo lo volevo sottolineare.